servono le guerre. E allora quando si pensa al bene comune e non agli interessi privati, le guerre non servono, basta la diplomazia. Qui invece servono le guerre, perché non si tratta di spartirsi o di cooperare nell'interesse della popolazione. No, qui si tratta di appropriarsi delle strutture, delle risorse altrui, depredarle. È ovvio che poi vengono fuori le guerre. Ma chi le fa quindi queste guerre? Chi le fa? Guardate a chi le fa. I primi sono gli occidentali, le multinazionali occidentali, che vanno a depredare tutti i territori. E ti stuzzicano, come ha fatto con Putin, e vengono a mettere base missilistiche sotto l'uscio di casa. Poi reagisce, è un criminale. Ma guardate i fenomeni, Che ne dicano i mezzi di informazione, perché informazione reale a noi non arriva. Quando hanno fatto le guerre loro in Kosovo, ex Jugoslavia, Libia, Iraq, Afghanistan, Siria, l'avete visti i morti? L'avete visti i morti da che? Da bombe all'uranio impoverito. Putin in Ucraina non sta facendo la stessa cosa. Lui va alle città e dice: ragazzi, questo è il cordone umanitario, uscitemi da qua dentro, perché noi dobbiamo occupare, dobbiamo smontare i vostri governanti. Però voi, ecco qua, questo è il cordone umanitario, andatevene. Non valli a sparare le bombe all'uranio impoverito come hanno fatto i nostri maledetti. Capitele queste cose. E con questo non sto difendendo Putin oppure attaccando la NATO. Io vi sto semplicemente prendendo atto delle realtà dei fatti. Sto prendendo atto delle realtà dei fatti che voi dovete ben conoscere, altrimenti vi fate ingannare. E allora da tutto questo, da tutta questa apocalisse che stanno portando avanti sulle vostre, sulle nostre spalle, o cominciamo a ragionare e riflettere su quello che vi ho detto e su altri elementi di riflessione osservando i fenomeni, o non aspettatevi che arrivi la manna dal cielo a risolvere i vostri problemi. Per questo motivo io, tenendo conto che abbiamo un governo che disattende anche le sentenze dei tribunali, come è successo a me, che ho vinto cause importanti, ma il governo le ha disattese, ho pensato che se le leggi non possono essere cambiate con una ottima sentenza, bisogna cambiarle cambiando chi fa le leggi. Le leggi le fanno i parlamentari, questi sporchi parlamentari incapaci, inetti, venduti alle multinazionali, che valgono tutti meno di voi. Andate a guardare uno per uno, a partire dal Bibitaro dello Stato del Napoli a tutti gli altri ministri, e poi ditemi se valgono una cicca più di voi. E allora questo che significa? Che per cambiare questa realtà, ragazzi, non dovete fare come fa la maggior parte degli italiani colpiti da queste defandezze e che stanno davanti al televisore a bersi tutto quello che viene raccontato. Dovete uscire di casa e dovete pensare che anche se il partito a me fa schifo, perché ormai i partiti li hanno ridotti a fogne, la parola politica da parola nobile è diventata una parolaccia. Dovete pensare però che se vogliamo cambiare la realtà delle cose dobbiamo cambiare prima di tutto il Parlamento, dove ci dovete andare voi.